La FMC Fiorentino viene superata sul filo di lana dalla centrale del latte Brescia ed è costretta alla resa con il punteggio di 72-74. Decisivo il tiro di Fabio Di Bella a 7 secondi dalla sirena finale. Nell'ultimo possesso la palla del possibile sorpasso Amaranto capita poi nelle mani di Johnson, ma il tiro dell'anglo canadese si infrange sul ferro. La FMC Fiorentino dunque, dopo due vittorie consecutive, torna sulla terra. La compagine Amaranto, guidata da coach Gramenzi, aveva iniziato bene la gara con un primo quarto nel quale Guarino e compagni erano riusciti a condurre il match, con Brescia però sempre in scia, e con un secondo quarto nel quale gli Amaranto erano riusciti ad allungare anche fino al 43-33 del sedicesimo. Soltanto un canestro di Giddens nel finale di primo tempo aveva consentito a Brescia di chiudere sul 44-38. Brescia però, a partire dal terzo quarto, stringe le maglie in difesa, migliora la percentuale in attacco e riesce a ribaltare la gara. Il sorpasso arriva a cavallo del terzo periodo con una tripla di Fultz che vale il 49-51. Fiorentino sembra spaesata, con gli ospiti che ne approfittano arrivando anche sul più 8 e chiudendo poi all'ultimo riposo sul 57-63. All'inizio dell'ultima frazione Fiorentino riesce però a rifarsi sotto sfruttando la buona vena di Simone Pieric. Al 34esimo un canestro di Bucci vale il 66-68. Seguono minuti di grande confusione con le due squadre che non riescono a trovare il canestro. Per Fiorentino ad 1.30 dalla fine torna a segnare Garri per il 68-69. In questa fase la FMC mostra grandissima voglia, difendendo forte e costruendosi la possibilità con Johnson di tornare in vantaggio. A 52 secondi dalla sirena finale la FMC è avanti sul 72-71. Il possesso decisivo però capita nelle mani di Fabio Di Bella a 26 secondi dal termine e l'ex montegranaro non sbaglia. La gara si conclude con un libero del capitano di Brescia che fissa il 72-74. Per quanto riguarda i tabellini, in casa Amaranto 20 punti per Bucci e 16 a testa per Pieric e Garri, per Brescia invece 18 per Fultz e 12 per un positivo Losci. Per la FMC dunque arriva una sconfitta all'orizzonte, c'è la difficile trasferta in terra siciliana sul parquet di Trapani. La buona notizia è il più che probabile ritorno in squadra di William Mosley.